Il poeta Piero Gallo è una persona che ha cercato di comunicare agli altri la propria crescita interiore, spirituale, ma anche umana, dall'età di 16 anni, di 15-16 anni, attraverso la poesia, quindi attraversando la modalità poetica come mezzo di espressione. L'ho fatto con varie raccolte poetiche, con vari sillogi che raccontano le varie tappe. Le varie tappe del mio cammino e i vari percorsi che di volta in volta ho dovuto attraversare. Pierino Gallo è soprattutto la voce della sua terra, la Calabria, ma non solo, è anche la voce di una gioventù, quella degli anni Ottanta, che purtroppo si è trovata ad avere numerose difficoltà da affrontare, difficoltà che però hanno reso la situazione e la generazione che ci ha vissuto molto più forte, a mio avviso. Che cos'è la poesia in questi anni per i miei lettori? La poesia io mi sono trovato molte volte a definirla e a dare un senso anche alla mia produzione poetica, sia in contesti culturali, nell'arco di interviste, all'interno di manifestazioni poetiche. La poesia non è ascrivibile in definizioni, a mio avviso. La poesia è un condividere alcune cose attraversando uno strumento e un canale, che è quello verbale, quello del verso, che è uno dei più arcaici e dei più antichi, anche perché la poesia in origine era pensata come forma e canale comunicativo orale, per cui è importante che la poesia si ascolti e che la poesia si interiorizzi attraverso l'ascolto. Io vorrei, ed è questo un mio augurio, è quello che si verifica molto spesso con i miei lettori, ho potuto appurarlo, che la mia poesia venga memorizzata non attraverso la lettura, ma che la mia poesia ritorni attraverso i contesti che ogni mio lettore si troverà a vivere. Il giovane poeta del Sud, che attualmente si trova a vivere nel contesto francese e soprattutto in un contesto in cui internet la fa da padrone, in cui determinati fenomeni di miopia anche nei confronti della qualità culturale sono dominanti, ha difficoltà a volte a gestire tutto questo. Ad ogni modo, sì, mi sento un po' come l'albatros di Baudelaire, a volte ci si sente un po' esclusi. Un po' colpiti, feriti quasi da questo tipo di società, ma l'importante è ad ogni modo uscirne con la poeticità tipica che Baudelaire attribuisce a questo animale e quindi con la dignità di chi fa poesia e di chi riesce a trasmettere anche attraverso le proprie ferite un insegnamento che il lettore si porterà comunque dietro. Le difficoltà maggiori di un autore oggi sono legate innanzitutto, come dicevo prima, a fenomeni di miopia che molte volte uccidono la cultura. Ho spiegato po pochi giorni fa, in occasione di una manifestazione culturale, Contaminazioni tra moda e arte, La notte della Fenice, che a mio avviso la cultura purtroppo molto spesso nel nostro contesto viene distrutta da sentimenti di vanagloria, da sentimenti di sopraffazione, di invidia, e da tendenze e da una tendenza alla stagnazione piuttosto che alla progettualità. Ecco, secondo me i problemi maggiori che un autore oggi, soprattutto un poeta del Sud, deve affrontare sono Quelli di far sentire la propria voce a chi gli sta accanto, perché molte volte è proprio chi ti sta accanto che non riesce a sentirla. E si verifica quello che io chiamo sempre, con un'espressione forse un po' azzardata, ma un effetto a boomerang, cioè si diventa qualcuno fuori per poi diventare qualcuno nel posto in cui si vive, in cui si è vissuti in passato, e quindi si storicizza in maniera indiretta. Ad ogni modo, l'importante, ed è questo il messaggio che voglio dare ai miei coetanei e a chi come me si occupa di poesia,
e soprattutto non fondare la propria riuscita e il proprio percorso sul consenso immediato. Perché l'attesa e la pazienza devono essere le virtù di chi purtroppo, oggi come oggi, si trova a lottare in contesti in cui la cultura è sempre più marginale. Bene, alcune cose non danno il pane, la cultura non lo dà nel senso più materiale dell'accezione, ma il pane che dà la cultura è molto più importante, a mio avviso, perché capisce, perché fa capire soprattutto come arrivare ad avere questo pane di cui tu parlavi, anche in senso materiale. Quindi la cultura aiuta soprattutto a conoscere gli altri, a conoscere in primis se stessi, e se si conosce l'altro, il nostro interlocutore, si conosce se stessi, allora si può affrontare la realtà in maniera più assolutamente più efficace, e quindi anche più, diciamo, in maniera più acuta, ecco. Assolutamente sì. Purtroppo, oltre che a scontrarsi con delle botteghe, chi comincia la propria vita e chi comincia il proprio percorso accostandosi alla poesia deve scontrarsi anche a determinate comunità, piccole logge, chiamiamole come vogliamo, ad ogni modo piccole comunità che, per quanto marginali, distruggono il senso della poesia, il senso più originale, più puro della poesia, e vanno a scalfire quello che è il vero messaggio che un poeta vuole dare, al di là di qualsiasi tipo di interesse, che sia materialistico, che sia consumistico, eccetera. Io ogni volta che pubblico una sillogia di poesia, le ultime due le ricordo, sono l'abbecedario di Verlaine, pubblicato con Lieto Colle nel 2012, e poi una plaquette che mi è stata dedicata da Lucani Art, da un'associazione molto molto attiva in ambito culturale, che è Cristallo e Pietra, è proprio questa qui. Ecco, in questi due lavori è molto forte soprattutto il mio messaggio di come la poesia debba essere lasciata al lettore nel modo più libero e nel modo più spontaneo, perché dal momento in cui la nostra penna si solleva dal foglio, ciò che abbiamo scritto non è più nostro, ma diventa di ciascuno, diventa di chi si accosta a leggere, ad ascoltare quel verso. Un mio curriculum vitae: io ho cominciato molto presto a scrivere poesia, nel 2008 ho pubblicato Attese, raccolta di riflessioni poetiche, un libro che riflette molto sulla mia realtà, sulla mia Trebisaccia, ma anche sulla Calabria, sul contesto sociologico che mi trovavo a vivere, e che è fatto quindi anche di piccoli riferimenti ai luoghi del mio paese e ai luoghi della mia Calabria. Poi mi sono accostato ai poeti maledetti, per cui attraversando però l'atelier di un'artista straordinaria, che è Francesca Rizzuto, grazie alla quale ho potuto conoscere una forma d'arte polimaterica assolutamente, assolutamente efficace e assolutamente comunicativa. Ed è da qui, da questa esperienza, che nasce la mia seconda sillogia di poesie, che è appunto Geometrie dell'inganno, per poi accostarmi con la lezione dei poeti maledetti a quest'ultima realizzazione, che è appunto l'abecedario di Verlaine, pubblicato per Lieto Colle nel 2012, e che ha ricevuto, devo ammetterlo, un sacco di recensioni positive da parte della critica. Attualmente il mio curriculum vitae mi ha portato in Francia, perché accosto la mia attività di poeta a quella di ricercatore in letteratura francese. Io lavoro attualmente a Paris 4, alla Sorbona, dove svolgo un incarico di ricercatore a tempo determinato. Questo mi ha permesso di toccare con mano ancora di più la poesia francese, di conoscere ancora di più la poesia italiana e di far mia quindi la lezione di questi grandi maestri. Cosa c'è di poetico e di turistico, non solo di turistico, nella Sibaritide?
nella Sibaritide ci sono dei paesaggi straordinari, nella Sibaritide si può sentire ancora il profumo di zagare, si può ancora ascoltare distesi sotto un albero il canto delle raganelle o di tanti altri piccoli animali, il verso di tanti altri piccoli animali, si ritorna bambini. Ecco, e questa è la poeticità del nostro paesaggio, ci aiuta a ritornare bambini, ad andare all'essenziale, a spogliarci di tutte quelle maschere che purtroppo società urbane e cittadine ci impongono, soffocando quello che c'è di più vero e di più naturale in tutti noi. Personalmente adoro i paesaggi marini, per cui trovo particolare ispirazione in momenti come il tramonto, l'alba, o in momenti, un pomeriggio, un fine pomeriggio trascorso in riva al mare, una passeggiata in pineta, tante cose che purtroppo in altre società, in altre realtà non possiamo quotidianamente vivere. Dunque, quello che vorrei che la gente ricordasse di me come uomo innanzitutto è l'impegno nel trasmettere una versione originale di me stesso, di dare un volto alla mia generazione attraverso il mio esempio, umano, quindi di giovane, e dal punto di vista poetico vorrei che ricordassero come la cultura non ha bisogno di compromessi. E soprattutto come per storicizzare, e soprattutto vorrei che ricordassero che per storicizzare nel luogo in cui ci si trova non c'è bisogno di passare attraverso la celebrazione del vecchio, di vecchie scuole, di pseudo-intellettualismi vari. L'importante è dire sempre quello che si pensa. Ricordo in questo caso una delle mie frasi preferite, delle mie citazioni preferite dal poeta Voltaire, e cioè io non contesto quello che dici, ma difendo la libertà di poterlo dire.